Il tumore alla prostata è una malattia molto grave, molto importante e purtroppo anche molto diffusa, perché sono circa 40.000 gli italiani che ogni anno ne vengono colpiti. Oggi per fortuna ci sono terapie nuove, altre arriveranno, e rimane però una malattia grave di cui certamente è importante occuparsi anche dal punto di vista associativo. Oggi parliamo col dottor Ettore Fumagalli, presidente di Europa Uomo Italia, un'associazione che raggruppa appunto i malati di tumore alla prostata. Dottor Fumagalli, prima di così conoscere un po' meglio la sua associazione, voglio sapere da lei qual è il percepito della malattia da parte dell'uomo innanzitutto e in generale da parte della società. A che punto siamo? Guardi, per quanto riguarda il percepito, quando una diagnosi di tumore alla prostata viene effettuata è una cosa che sconvolge soprattutto sotto il profilo psicologico. L'uomo italiano è tendenzialmente, ma lo sappiamo tutti, un po' macista. E quando si tratta ovviamente di andare a toccare qualche cosa che riguarda la sfera anche sessuale, si entra in una sfera nella quale è molto difficile riuscire a confidarsi ed a trovare quali sono le soluzioni. Io sono un uomo di finanza, faccio tutt'altro lavoro, mi occupo di portafogli dei clienti e quindi di gestioni finanziarie, e mi sono reso conto che i miei clienti, quando venivano a parlarmi e sapevano che io avevo avuto una patologia di questo genere 10 anni fa, più che parlarmi dei loro portafogli mi parlavano dei loro problemi diciamo prostatici. E l'uomo italiano tende a non avere coscienza di questo problema, o comunque a esorcizzarlo nel modo più assoluto. Quando se ne parla, al massimo se fanno le corna. Ecco, la malattia purtroppo, oltre a causare dolore e sofferenza, alle volte invece è anche motivo per, appunto, per rinascere, per potersi impegnare a favore degli altri, cosa che ha fatto lei appunto impegnandosi in Europa Uomo Italia. Ecco, quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Cosa fate? Ecco, questo mi sembra una domanda estremamente pertinente. Io sono entrato dapprima come consigliere e poi come presidente proprio per il fatto che mi sono reso conto che c'era una domanda che non era soddisfatta. E Europa Uomo ha avuto anche difficoltà ad incentrare perfettamente, a focalizzare qual era la sua mission. Ora invece è possibile che è esattamente quella di informare il pubblico in generale, anche lei, dei rischi che si possono correre col passare dell'età, dato che questo organo è un organo che comunque cresce e che diciamo l'esperienza ha dimostrato che negli uomini che muoiono novantenni o centenari hanno tutti un tumore alla prostata, solo che poi diventa una cosa praticamente silente. Per cui prima di tutto è informare. E quindi l'informazione è una cosa che viene diretta al mondo in generale. E poi soprattutto chi ha bisogno, aiutarlo fornendogli delle informazioni, dando le indicazioni su quali sono i centri che sono più conosciuti o quelli che hanno fatto più trattamenti, eccetera. E quindi un lavoro di supporto che è anche di carattere psicologico, perché noi oggi ci si battiamo perché l'approccio da parte della medicina venga fatto in maniera multidisciplinare. Quindi quando uno ha dei problemi di disfunzione afferente quell'organo, che possa incontrare un urologo, un oncologo, un medico, uno psicologo, un radiologo. Dottor Fumagalli, cosa chiedete alle istituzioni? Ecco, alle istituzioni diciamo non è che stiamo parlando delle istituzioni in Italia, ma addirittura a livello europeo. Perché è necessario, come nel campo femminile si tende oggi a costruire delle breast unit presso gli ospedali, cioè che curano il famoso tumore del seno oppure dell'utero, anche noi chiediamo, partendo attraverso Bruxelles, che anche in Italia si tenda alla costruzione di prostate cancer unit, laddove un paziente o comunque qualcuno che si trova di fronte ad una diagnosi di questo genere possa avere un ampio spettro di conoscenza e soprattutto di scelta, non come è capitato a me 10 anni, che pur avendo una cultura superiore mi sono ritrovato a non fare nessuna scelta e mi sono trovato di fronte ad un urologo e da quello sono caduto e l'ho trovato già col bisturi in mano, mentre molte oggi ci sono diverse altre terapie.